Ecco, un'altra cosa che abbiamo chiesto alle ragazze e ai ragazzi che abbiamo incontrato era come, con quali strumenti, diciamo, sarebbero stati disposti a mettersi in gioco, a fare loro delle cose per sé e per i propri coetanei. Quello che ne è venuto fuori da, sia dagli incontri ma anche dalle interviste, è che molto spesso i giovani non chiedono delle iniziative già pronte all'uso, anche perché in genere queste le trovano già presenti nel proprio territorio, molto spesso proposte dal mondo commerciale. Piuttosto chiedono spazi, chiedono luoghi in cui trovarsi, luoghi in cui fare attività, strumenti per farli, opportunità di costruire qualcosa insieme ai propri coetanei. Il nostro territorio fortunatamente è ricco di iniziative nate dai giovani per i giovani e che continuano a vivere dai giovani e attraverso l'impegno dei giovani. Noi questa sera ne abbiamo portate qui tre, ve ne proponiamo tre, e sono CRAP, Arcadia e Soundors, che sentiremo non in quest'ordine, ma che sentiremo. Iniziamo con Pietro, che è dell'associazione Soundors di Sant'Orso, che gestisce una sala musicale insonorizzata. Ok, allora. Ciao a tutti, come prima cosa diciamo che come siamo nati? Siamo nati perché? Per quale motivo? Noi praticamente adesso rappresentiamo un bisogno, cioè, o meglio, abbiamo fatto questo progetto perché da molti anni diciamo che molti ragazzi che avevano la passione per suonare o la passione per la musica si trovavano davanti a delle, piccole difficoltà che di carattere non di possibilità di suonare magari economico o quant'altro, ma proprio nel luogo, il luogo dove suonare, perché purtroppo sappiamo benissimo quando magari il vicino di casa suona o c'è il gruppo o c'è la passione, un familiare che suona, a meno che la cosa non sia estremamente condivisa e capita, perché la passione c'è anche da parte delle persone che sono intorno, è più una rottura di scatole che altro, cioè sì. E le possibilità per trovarci, il luogo dove trovarci, cioè, era praticamente impossibile, e non è solo un bisogno di adesso, di noi ragazzi di adesso, ma sono anni e anni che i ragazzi hanno questo bisogno. Praticamente, niente, noi siamo un gruppo di ragazzi, tutti quanti attorno dai 18, 19, ai 26, 27 anni, che un giorno abbiamo detto, abbiamo bisogno di questa cosa, dobbiamo rispondere a questo in qualche modo. Per noi e per le altre persone che vogliono farlo. Ci siamo un po', sì, tutti quanti amici, tutti quanti del paese, perché giustamente la realtà del paese è piccola, ci conosciamo un po' tutti, come possiamo fare? Abbiamo trovato un alleato che ci ha dato estremamente una mano, sia sull'organizzazione che portare avanti il progetto anche in campo economico, che è il Comune. In qualche modo siamo riusciti a entrare in contatto con il Comune e siamo riusciti a far nascere, portare avanti questo progetto di collaborazione, e bisogna dire con una disponibilità esemplare da parte del Comune e delle altre persone che ci stanno intorno, e niente, siamo riusciti, stiamo sbirrinando in realtà, sì, però vabbè, devo inventare qualcosa in qualche modo, portare avanti, vado a parlare 5 minuti, portai pazienza. No dai, a parte scherzi, ecco, siamo nati un po' così come un progetto insieme, e niente, la cosa bella è che c'è un sacco di partecipazione da parte di tutti, da parte dei giovani e da parte anche dei meno giovani, perché i meno giovani possono portare delle idee, dei progetti che vorrebbero che noi riuscissimo a sviluppare, magari perché loro prima non hanno avuto la possibilità. Diciamo che in qualche modo, e per nostra fortuna e per fortuna degli altri, siamo riusciti a incanalare e a creare una sottospecie di rapporto, di discorso abbastanza ufficiale, ma anche di amicizia e di aiuto insieme anche agli enti che ci circondano, in modo tale da riuscire a fare questo percorso che effettivamente sta dando molte soddisfazioni sia a noi che penso anche al Dipartimento del Comune, voglio dire, cioè, nel senso, sì, e anche perché non so, diciamo che da quando siamo nati praticamente sono passati 2 anni, ci è voluto circa un anno tra bandi di concorso e quant'altro per riuscire a portare alla realizzazione del nostro box musicale, che adesso è attivo da circa da un anno più o meno, e in questo anno sono passati all'interno del box, in una realtà come Sant'Orso, che in realtà è un paesetto, la bellezza di 100 gruppi, e non solo di Sant'Orso ma di tutto quanto il territorio, delle politiche giovanili.
si è riusciti a spargere la voce. Abbiamo una decina di gruppi che sono fissi, che hanno prenotazione fissa per tutto l'anno, e oltre a questi ne abbiamo altri 15 che puntualmente tutti i venerdì che abbiamo aperte le prenotazioni vengono a prenotare. Siamo riusciti con la collaborazione di persone volenterose come sono i maestri, che si sono messi a disposizione per portare la musica non solo a coloro che la conoscevano già, ma anche a coloro che vogliono mettersi alla prova su questo. Siamo riusciti a creare quattro corsi e un quinto probabilmente in partenza. Perciò voglio dire, siamo partiti da una piccola cosa, da un piccolo progetto che poteva essere un piccolo progetto da bar tra quattro amici, siamo riusciti a svilupparlo e farlo diventare quasi una realtà concreta nel territorio comunale, comunque sì. Ecco, abbastanza. Grazie a tutti e puntiamo a conquistare il mondo. Dopo Pietro diamo la parola a CRAP, che invece è un'associazione che lavora nel mondo dello sport. Sì, salve a tutti, io sono Riccardo Camello, vicepresidente dell'associazione CRAP. Tanto volevo raccontare cos'è CRAP. CRAP è un'associazione sportiva dilettantistica nata nel 2008. Il suo scopo è quello di promuovere gli sport freestyle. Per chi non sapesse cosa sono gli sport freestyle, sono degli sport non convenzionali come il parkour, come lo skateboard, come la BMX. Da quando siamo nati, dal 2008 fino al 2010, abbiamo sempre avuto un grande desiderio, un grande sogno, quello di realizzare un evento internazionale. Quello che abbiamo deciso di fare è di trovare il canale giusto che ci potesse avviare a realizzare questo progetto, e l'abbiamo trovato con l'ufficio Informa Giovani, che ci ha dato pieno appoggio per la realizzazione sia pratica che comunque a livello anche di contributo, e ce l'abbiamo fatto portare a casa questo evento, che è stato veramente spettacolare, perché era la prima volta. Noi siamo un gruppo, a livello organizzativo siamo un gruppo di 5-6 ragazzi dai 18 ai 25 anni, e quello era la prima volta che ci trovavamo comunque anche a dover a che fare con la burocrazia comunale, che per dei giovani ragazzi non è semplice. E il successo è stato che sono venute più di 100 persone da tutta Italia, 20 atleti internazionali invitati appositamente per l'evento, e la cittadinanza ha reagito veramente bene, perché sono venute a vedere questa manifestazione internazionale più di 3-4 mila persone. Questo è stato il primo anno. Poi c'è stata una routine che ogni anno fino al 2012, quest'estate, con il terzo evento internazionale, è sempre a migliorare, nel senso che con l'ufficio Informa Giovane ci hanno dato sempre più un appoggio per poter comunque crescere sempre di più. Anche quando comunque i fondi comunali non riuscivano ad aumentare, comunque il nostro impegno è sempre aumentato, sia di esperienza che a livello pratico. Quest'anno si è conclusa la terza edizione, che definirei quella più importante, che sono venute più di 200 atleti sia a livello italiano che a livello mondiale. Abbiamo avuto anche degli atleti internazionali che sono venuti dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e dalla Thailandia appositamente per questo evento internazionale, e inoltre anche lì siamo riusciti a trovare anche uno sponsor internazionale che ha creduto in noi, e anche qui sono venute intorno alle 5.000 persone che penso probabilmente dall'Alto Vicentino interessate a questo sport. Inoltre quello che abbiamo capito importantissimo è questo, che non siamo dei giovani speciali, non abbiamo niente in più di qualsiasi altro ragazzo della mia età. È solamente che abbiamo avuto la volontà e la voglia di trovare il canale giusto che ci potesse permettere di realizzare questo progetto. Quindi penso che le possibilità ci siano per tutti i giovani. Quando ho visto quelle interviste lì, un po' li ho capiti, perché comunque prima di trovare il canale giusto qualsiasi giovane può essere un po' demoralizzato, perché la società è da un paio di anni, ma comunque si vede che non aiuta molti giovani. Però penso che la volontà possa superare questi ostacoli, e il nostro esempio
è uno dei più pratici da portare alla luce. Questo è il bene. Grazie. Ora diamo il microfono a Jacopo, che invece ci racconta l'esperienza di Arcadia. Salve a tutti. Allora, Arcadia intanto è un centro sociale dove si sono incontrate 5 associazioni e che tuttora promuove iniziative culturali, iniziative comunque di dibattiti, di incontro, di confronto, e che permette a una grossa fetta di ragazzi e di cittadinanza in generale di discutere, di mettere in discussione e di confrontarsi, lo definirei quasi un laboratorio sociale che permette alle persone anche di dire ciò che vogliono e ciò che magari sono impossibilitate a fare nella realtà, perché i comuni comunque adesso in un periodo di crisi come questo sono un po' più aperti forse nel dare una mano, ma sono convinto che purtroppo troppe voci e troppe idee non siano ancora ascoltate. Esempi come il Clappannone, come Soundors, come Arcadia, ma come anche altre piccole collettività di giovani che si trovano per organizzare e per promuovere eventi che possono partire dai concerti semplici, ma che possono arrivare nell'affrontare, come penso facciamo noi, anche tematiche molto più importanti come possono essere quelle del territorio, danno una speranza e danno una speranza anche di cambiamento. Io sono contento di essere parte di Arcadia perché vedo un entusiasmo da parte delle persone, riesci a appunto anche a relazionarti con altre realtà e creare rete, come si sta tentando adesso e come stanno tentando adesso questi 9 comuni. Io non voglio star tanto a spiegare cos'è Arcadia, perché comunque bene o male è questo, cioè non voglio parlare di concerti, di dibattiti, di presentazioni di libri, di teatro, ma voglio più che altro lanciare il messaggio che un'alternativa c'è, basta portarla avanti, basta essere determinati, a volte magari uscire dagli schemi è anche giusto, anzi sicuramente è giusto, e sono convinto che se queste realtà riescono a cooperare, una vera alternativa in questo momento che è veramente drastico e drammatico, forse riescano anche a dare una possibilità per una società migliore che può partire all'interno di un territorio più piccolo ma che comunque si può espandere. Penso che Schio perché è la città più grossa, ma comunque tutti i comuni limitrofi stiano lavorando bene nelle relazioni con i giovani, e però io sono convinto, come mi diceva un mio amico da Napoli, che nessuno è nato imparato e che quindi forse anche le amministrazioni, anche le politiche giovanili e chi si occupa di queste politiche giovanili deve imparare e forse tornare indietro a rianalizzare i percorsi che sono stati fatti e dare più spazio alle voci dei ragazzi che ci sono e ci sono sempre state e che propongono e proporranno sempre cose divertenti, cose utili anche nella vita, e basta. Cioè, non... io spero solo che appunto queste politiche giovanili riescano a capire
anche dare spazio, ma dare voce soprattutto, sia spazio fisico che spazio pratico ai ragazzi, ai giovani, possa portare solo ad esperienze forti, ad esperienze belle, come sono il Clappannone, l'Arcadia e il San Dorso. Ecco, come dicevamo all'inizio, questo lavoro di approfondimento, di indagine sociale non ha mai avuto e non ha tuttora la pretesa di scattare l'istantanea di chi sono i giovani del nostro tempo e del nostro territorio. Di conseguenza non abbiamo neanche tratto delle conclusioni dal lavoro che abbiamo fatto. Ci sembrava inopportuno, ci sembrava anche pretenzioso, e credo che gli interventi di questa sera in questo ci diano anche ragione. Piuttosto siamo partiti da alcune osservazioni, siamo partiti anche da un libro, un libro che Ilvo Diamanti ha dato alle stampe agli esordi di questo nuovo millennio, e che aveva intitolato La generazione invisibile. Era invisibile non perché non ci fosse più, perché i ragazzi erano scomparsi, non erano più protagonisti, ma perché la società, il mondo che viviamo non aveva più le lenti per riuscire a vedere quei ragazzi, non riusciva a indossare gli occhiali giusti per riuscire a percepire il protagonismo, la vitalità e la partecipazione di tante ragazze e ragazzi. Ecco, noi anche abbiamo voluto provare a indossare occhiali diversi, provare a guardare con punti di vista altri e provare a capire. Prima però di passare il microfono a voi, perché c'è uno spazio anche per gli interventi, e prima ancora di dare l'assalto all'autobuffet, alcune considerazioni vogliamo provare a tirarle alla luce del lavoro che abbiamo fatto in questi anni e anche dei contributi che ci sono stati questa sera. Crediamo che il nodo centrale intorno al cui ragionare sia quello del gruppo dei pari, ovvero quello del gruppo di ragazzi coetanei. Lo è perché in qualche maniera quello che è emerso è che il gruppo dei pari è sempre fonte di giudizio. Lo è nei confronti dell'esterno, ovvero dell'interpretazione di quello che alle ragazze e ai ragazzi arriva, una proposta musicale, un evento, un'iniziativa, una notizia. Lo è anche individualmente, perché quello che è emerso in maniera molto forte è la grande, fortissima attenzione che i propri amici danno ogni giorno al proprio comportamento e alle proprie scelte. In questo senso, per esempio, abbiamo notato che anche partecipare a un evento, per esempio partecipare a un evento organizzato dal comune, è fonte di giudizio, e per chi decide o non decide di partecipare fonte di attenzione verso quello che penseranno gli altri se io vado a quell'evento. Tant'è vero che molti, quando gli si propone di partecipare, non domandano che cos'è, ma domandano chi ci viene, chi ha già detto di sì, chi partecipa. È probabilmente anche una conseguenza, un regalo che ci fa il mondo dei media, soprattutto dei social media, dove tutto il personale diventa poi pubblico e esposto sui video dei nostri computer. In questo senso c'è parso particolarmente interessante il ruolo che possono avere quelli che in sociologia si chiamano i leader d'opinione, gli opinion leader, che di solito in sociologia però sono delle figure ben riconosciute, chiare, caratteristiche, che hanno particolarità, cioè esprimono in maniera particolarmente carismatica la propria individualità e riescono a coinvolgere a altre persone. In questo caso c'è parso che l'opinion leader non sia una persona specifica, ma sia un qualcosa di molto volatile, spesso è legato alle competenze, per cui se io devo decidere cosa fare di un evento sportivo, guarderò cosa fa un amico o un'amica che fa sport quotidianamente, se io devo decidere se andare o meno allo spettacolo teatrale, andrò a guardare cosa fa chi si interessa di teatro, eccetera, eccetera. Quindi è, se vogliamo, una forma di attenzione verso qualcuno che può darci la strada giusta, che è molto ricercata, è molto qualificata ed è
fondata sulle competenze e non semplicemente sulla simpatia o sulla forza di una persona nel proporre barra imporre i propri punti di vista. Spesso addirittura, e torniamo a quello che dicevamo prima, questa figura è una figura non individuale ma collettiva, ovvero vale il parere, vale la scelta, vale la proposta che fa il gruppo o comunque che fa la rete amicale, che comunque resta il nodo centrale della vita quotidiana, secondo noi, delle ragazze e dei ragazzi. In questo senso, ma ce lo siamo appena sentiti dire, due cose sono importanti, probabilmente fondamentali, e sono emerse più e più volte: gli strumenti di partecipazione, ovvero di coinvolgimento attivo, fare politiche giovanili non è probabilmente sufficiente, costruire politiche giovanili e farlo a partire dai destinatari è invece necessario, e l'altro è costruire, proporre, mettere a disposizione spazi di autogestione nelle quali sia possibile sperimentarsi, nella quale sia possibile provare, anche sbagliare, sbattendo la testa, ma comunque diventando responsabili dei successi o degli insuccessi che si colgono. Ecco, su queste considerazioni qui abbiamo un microfono e chi vuole intervenire. Intanto vi ringraziamo di essere venuti così tanti, però ci piacerebbe anche sentire le voci e le opinioni almeno di alcuni di voi.